Sime. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuzza Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Siamo tornati in casa Snow, ragazzi, e c'è la nostra che sta costringendo Sai ad esercitarsi nelle scene romantiche. Ora lascialo in pace, ti prego, tesoro, perché la nostra verso mezzogiorno ha questo ingaggio. E stavano provando in bagno, ragazzi, perché? Perché tutti dormono. Come potete vedere, ragazzi, qui dormono tutti. Guardate la piccolina, non vedo l'ora che cresca, ragazzi, perché sono curiosa di vedere come diventerà. Anche Jack ancora sta dormendo, anche perché, ragazzi, è domenica, e Tiana con Nathaniel dormono, perché sì, vi ricordo che nell'episodio precedente, ragazzi, Nathaniel ha confessato, dopo tanto tempo, di essere in forte difficoltà. Tiana aveva già notato in precedenza alcuni suoi atteggiamenti un po' strani e sospetti, come il fatto del ristorante, no? Se ben ricordate, per chi segue la challenge, e quindi si è offerta di aiutarlo ospitandolo a casa sua, perché sì, ragazzi, Nathaniel era rimasto praticamente senza nulla. Ora, off camera, la nostra, scusate, il nostro ha trovato un lavoro con l'aiuto, io immagino, di Genoveffa, che vedendo le sue abilità, no, io ho immaginato il suo talento, sebbene un po' acerbo ovviamente, con la chitarra, no? E questo suo carattere comunque molto frizzante, così lo vede adatto proprio al palcoscenico. E quindi sì, gioca come pirata, dai. Cara, tu stai lavorando, Sodo? Ok, perfetto. Tesoro, cerca un attimino di darti da fare. Oh, sai, va meglio, caro? Oddio, ragazzi, guardate che carino! No, questo se lo tieni, è troppo bello. Dai, fai un dipinto fiducioso e poi mangiate qualcosa. Tiana vuole impressionare il capo per ottenere una promozione. Come deve procedere? Fai gli straordinari, completa il progetto secondario. L'istraordinario immagino lei già, ragazzi, ne faccia iosa. Quindi proviamo a completare il progetto secondario. Aumento del rendimento grande. Ma davvero? Sì, bravo, un po' di forma fisica male non ti fa. Fatemi vedere. Speriamo, ragazzi, che riesca a ottenere qualcosa. Allora, vediamo un po' chi è. Michele Farina sta chiamando per chiacchierare. Vuoi rispondere? Ok, rispondi. Come stai messa qui, tesoro? Dai, devi raggiungere il livello 4 di programmazione. Che bello, ragazzi, ogni tanto una gioia. Tu vuoi una promozione, ma vai al lavoro fra 21 ore, quindi pensa a concentrarti sul resto. Anzi, facciamo una cosa, così poi non avremo altre interruzioni. Prendi una porzione. Tu rispondi al telefono e poi vieni qua. Perché non mi va di sprecare il piatto, ragazzi. Patata, cambia abito, dai. Fuori fa freddino, quindi indossa questo. E vai qui a giocare con... Mamma mia, ragazzi, sostituiamo, perché qua, vedete, uno mette le cose fuori molto carine, però poi, quando piove, il disagio. Allora, vediamo un po'. C'era la casetta, sì. Aggiusta. Ah, la devono aggiustare, aspetta. Sai, caro, per favore, ripara. Faccio questo enorme piacere, mentre la piccolina viene qui. Dai, vai qui. Ma tesoro, tu... Michele ha diffuso dei pettegolezzi piccanti su Elena. Beh, ok, ce ne frega molto. Allora, cara, mangiare qualcosa, no? Io volevo mostrarvi una cosa, ragazzi, poi. Cerca di avere un figlio con Ilaria, ma non è meraviglioso? Ma vorrebbe adottare un altro bimbo o bimba. Cioè, sono felicissima di questa cosa, proprio tanto. Vuoi flirtare, tesoro? Va bene, dai. Flirta con la tua Genoveffa. Chi è che ti chiama? Chi è? Mi è giunta voce, proprio ora c'è una festa scatenata. No, guarda...
deve darsi da fare, ragazzi, perché lui poi ovviamente è immacolato e umido. L'obiettivo qual è? Sdebitarsi, no? E quindi cercare di rendere la vita un po' più semplice a Tiana e alla sua famiglia. Comunque Nathaniel, ragazzi, può sembrare, cioè, obiettivamente è un tipo anche molto, ecco, occupati dell'orto, anche molto superficiale sotto certi punti di vista, però ha un gran cuore, ragazzi, questo è in dubbio. Tu dovresti però giocare con lo stato emotivo di giocoso, quindi vediamo un attimo. Vieni qua, guarda, gioca nella vasca. Anzi, visto che ci sei, usa e poi gioca nella vasca. Vedi, lo so che non è facile come bere un cappuccino e che sarà magari una lotta per noi, però mi piacerebbe tanto adottare un altro figlio. Lo sai che stavo pensando esattamente la stessa cosa? Però dovremmo andare via da qui. Beh, sì, effettivamente. Lo so che non vuoi separarti dalla tua famiglia, però tesoro, viviamola con il sorriso questa esperienza. Beh, sì, direi che è arrivato anche il momento per me di separarmi dalla mia famiglia. Potrò sempre essere presente durante le partite di baseball. Ma quali, tesoro? Non ne fanno partite di baseball, vabbè. Inoltre la tua musica, ormai sei una musicista famosa, tesoro. Dobbiamo renderci conto anche di quello e anche del mio di lavoro. Ma certo, e poi un letto vale l'altro, basta essere una famiglia e stare insieme. E poi ci sono sempre le famose partite di famiglia che te le sei inventate ora perché in realtà non esistono. E quindi sì, le nostre stanno considerando seriamente l'idea, ragazzi, di trasferirsi. Magari quando la piccolina sarà un po' più grande, no? Passerà d'età fra 4 giorni, quindi ancora qualche giorno, ragazzi. E la nostra ne approfitterà per chiedere, no? Allora, chiedigli della sua giornata, come ti trovi qui? Notare che lei è sempre questo. Puoi parlarmi se c'è qualche problema, insomma, sai, non voglio che ti senta a disagio qui in casa. E lui la guarda come per dire, ma cioè, perché ti poni questi problemi? Fai una conversazione profonda. È preso dal film. Ma no, ma dai, ma stai scherzando, mica mi sento in manette. A casa mia mi sentivo così, obiettivamente. E lei, beh, cala la maschera, non sei abituato a faticare? Sicuro che vada bene così per te? Ma certo, non ti preoccupare. E lei sempre, ragazzi, col pensiero alla promozione, sempre col pensiero a migliorarsi. Pensi che buttare l'immondizia sia traumatico per me, figurati. Va bene, se lo dici tu, tesoro. Ho un buon letto comodo dove poter dormire, questo è ciò che conta. Ok, va bene. Tesoro, non pensi che dovremmo, come dire, portare altro sole nella nostra vita? E lei cosa intendi? Beh, ora che tua sorella ha un compagno, ma quello non è il compagno di mia sorella. Non ancora, almeno, perché lei ci vede lungo, ragazzi. Potremmo, no? Trasferirci. E lei, trasferirci? Fai una conversazione profonda. E lui, sì, beh, quanto pensi? Cioè, non ci vuole una scienza per capire che molto presto anche Genoveffa con Ilaria si trasferiranno, no? Quindi, non so, tu pensi che sarebbe meglio anche per Jacques? Cerca di avere un figlio con Anastasia. No, ragazzi, questo è il vero motivo. Non essere egoista, non posso lasciare mia sorella a occuparsi da sola delle faccende domestiche. Inoltre, ormai, vedi, i miei ingaggi sono qui. Chi mi conosce sa che vivo qui, capisci? No, la verità è che lui vorrebbe avere un altro figlio, ma ha paura, ragazzi, di dirglielo perché conoscendo. No, patata, non piangere. Guarda, vai a fare un pisolino perché poi dovrai sicuramente svegliarti per. Sì, tesoro, lo so. Madonna mia, ragazzi, usa e fai una doccia. Dovrei di nuovo svegliarti per mangiare qualcosa. Qua come sta andando? Esercizio di battitura per 4 ore, perfetto. Direi che sono le 3, magari puoi anche andare a dormire, visto che domani vai a scuola, ragazzi, sta casa. E quindi sì, apparentemente, fai fichi fichi con Anastasia, così.
Lui va bene, dai, non volevo farti arrabbiare. Immaginiamo che cerchino di, insomma, trovare un attimino di tregua. Vai, tesoro, però, vai in bagno, dai, se no te la fai sotto davvero, fai la doccia. E così trovi un attimino di pace. Però, ragazzi, sai, secondo me ha tutte le ragioni. Insomma, vuole andare via da questa casa per poter avere altri Secondo figli. me lui qui. Vedendo, ragazzi, che Tiana non. Cioè, negli episodi scorsi, per chi non avesse seguito, lui ha tentato di farle capire, sempre con le battutine, che lui ha un interesse per lei. No? Però la nostra, vedendolo così, sempre, no, pronta all'offesa, alla battuta, non gli ha dato poi molto peso, obiettivamente. Cioè, pensa che lui stia scherzando con lei, quindi ora sempre usando, no? Aneddoto divertente. Vai. Questo tesoro ci penso io, non preoccuparti. Strum, strum, strum. Sai, Cascia, a volte cascia. mi sento come un dinosauro. Non ho una compagna, anche se c'è quella famosa ragazza che mi piace. E lei, beh, dovresti chiederle di uscire, magari. Lei, ragazzi, lo dice proprio, cioè, sinceramente, non ha proprio capito. Sono sicura che resterebbe come una statua, però, secondo me dovresti, capisci? Svibora, Magari, non lo so, dubnitet, forse vuotinincia. e lui flirta. Un caffè, dice, ma sì, non fare il lama, su, buttati. Quindi se ti invitasse a prendere un caffè, verresti? Oh dai, che c'è, vuoi esercitarti con me prima di provarci con lei? No tesoro, sei tu quella che le piace. Guardate lei, che faccia. Dai, immagino già le campane nuziali, per lui campane nuziali stai dicendo? Ma certo. Beh, sai, le regalerei sicuramente una rosa. Beh, non dovresti portarla a mangiare del cibo spazzatura? Cioè, a me andrebbe bene, io lo mangio, però vantati dei tuoi averi, ma se non hai un pero. Beh, sai, magari però potrebbe causarle un problema il fatto che vivo con te. Oh, ma figurati! Tu con quel tuo sorriso ammaliante riusciresti comunque a farle capire la situazione. Lei non l'ha proprio capito, ragazzi, non ha capito una cippa lippa, quindi impara a conoscere, perché lui la vedo più come un impara a conoscere Tiana, nel senso, fai veramente sul serio, non ci sei arrivata? Sì, è ambiziosa, tesoro. E poi non vivrai qui per sempre, no? Inoltre io sono la tua amica. Giusto? Fai una conversazione profonda. Beh, non bisogna essere per forza una donna di mondo per capire, insomma, sì, che sei una bella ragazza e che qualunque ragazza si sentirebbe minacciata dalla tua presenza. Dove invece non ti interessa nessuno? Stai aspettando che arrivi, non lo so, che prenda ancora l'aereo invece di arrivare sul cavallo bianco? Esprime ammirazione. Lei, beh, no, sai, non è questo. Forse non lo so. Sono stata così presa dal lavoro a scrivere questo capitolo della mia vita. Non ci ho mai pensato, beh, Tiana, dovresti, perché magari l'amore è proprio davanti ai tuoi occhi, no? Cioè, cosa intendi dire? Beh, magari un tipo come me potrebbe fare al caso tuo. Dai, ti prego, non scherzare, c'è quella ragazza che ti piace. Non dovresti illudere le persone, sai? L'amore è come un raggio di sole che riscalda il cuore. E se tu sei impegnato, e basta, se tu sei impegnato, se il tuo cuore è impegnato con un'altra ragazza, non dovresti illudermi così, sta dicendo lei, no? Mi fai sentire come spazzatura. Stringi Tiana. E lui a questo punto, secondo me, ragazzi, sì, ci prova proprio fino in fondo. Cioè, scambia i numeri di telefono, che da quel dì che avreste dovuto farlo. E a questo punto, ragazzi, lui si butta proprio. Le confesserà l'attrazione. Beh, sai, è assurdo non avere i nostri numeri, no?
Perché effettivamente non se l'erano mai scambiati, ragazzi. Guardate lei. Va bene. Certo, scambiamoceli. Un po' perché è stanca anche, eh. Prova a confessare. Vedi, sei tu, Tiana, la ragazza che mi piace. Cosa? Ti prego, dai, non scherzare. Ti ripeto, Natalia, non dovresti giocare con i sentimenti. Lei, ragazzi, non ci crede che è lei. Quindi ora scusami, vado in bagno. Ah, devi anche riparare. No, tesoro, guarda, non ti preoccupare, mi ero dimenticata. Ci penso io, fatti una doccia e poi vai a dormire perché sei distrutta. Patata, tu sì, sei svenuta qui, ma non ti preoccupare perché ora ti metto a dormire. Quindi sì, ragazzi, c'è cioè la disfatta praticamente. Tu l'hai fatti i compiti? Io mi sono proprio dimenticata di vedere se avevi compiti da fare. No, ok, li avevi fatti. Quindi, ragazzi, che dire? Il nostro ci ha provato, ma lei non ci crede. La vedo molto dura. Tu dovresti andare a lavorare tipo fra 54 minuti, ma per trascorrere la serata a flirtare con lei, sì. Nulla di fatto. Eh sì, ragazzi, non. Lei ancora non ci crede. Non lo so, lei vede Nathaniel, ragazzi, obiettivamente un po' un farfallone. Non, anche Don Giovanni, ragazzi, perché lo è stato in passato. Sono cose che lui ha raccontato a lei, ovviamente. Perché persone come lui, figuriamoci se non si vantano. Delle conquiste passate. E quindi, ragazzi, fondamentalmente teme di essere soltanto l'ennesima della lista, mettiamola in questo modo, e non vuole perdere il suo tempo dietro a una persona che è inconcludente, perché finora Nathaniel è stato inconcludente, obiettivamente. Loro sono amici, lei vedete, dormono nello stesso letto, lo ospita, anche perché non avrebbe un altro letto su cui poterlo sistemare e farlo dormire sul divano, non è da lei. Però ecco, non vuole essere un burattino per Nathaniel. Mentre Jack è seduto insieme alla classe durante un'assemblea, l'insegnante di musica chiede un volontario. Anche se l'insegnante sta guardando proprio lui, Jack si accorge che il bambino accanto è impaziente di salire sul palco. No, lui approfitta dell'occasione perché è figlio di sua madre, ragazzi, quindi aumento del rendimento piccolo, ovviamente. E quindi sì, cioè, nella sua testa, finché Natalia non le dimostrerà di fare sul serio, di aver capito i suoi errori, di volersi veramente impegnare per realizzare qualcosa, lei, ragazzi, non si sente sicura. Cioè, lei, dopo tutto, sta faticando per arrivare fin dove è arrivata. Sta tanto faticando. Quindi, perché buttare tutte le ortiche per una persona che è molto superficiale sotto questo punto di vista, a differenza sua? E quindi lei la vede così, in questo modo. Chissà se le cose tra loro mai cambieranno. Chi lo sa? Io comunque direi che intanto noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Nel prossimo, ragazzi, io vorrei tanto, tanto, ma proprio tanto, festeggiare il compleanno, ecco, di Anastasia e ovviamente di Genoveffa, che tra un giorno passeranno d'età. Poi vi ricordo, beh, Nathaniel ha un botto di giorni, ragazzi, in meno, ma recupereranno questo stacco, lo recupereranno. Vai al lavoro, caro, perché ecco, già per esempio arrivare tardi al primo giorno non è certo un buon modo per presentarsi. Vai, corri, corri, datti una mossa. Ecco, vedete, finché non cambia questi atteggiamenti, proprio, ragazzi, con lei non ha speranze. Lavora sodo. Sai, ragazzi, ne ha ancora di tempo, 20 giorni, e quindi giustamente vuole iniziare a godersi la sua vita. Perla, 3 giorni al passaggio d'età, e la stessa cosa ovviamente, ragazzi, anche Jacques. Quindi io cercherò anche un po' off camera, ragazzi, darmi da fare con la situazione e ovviamente cercare di sviluppare il più possibile le abilità. Perché siamo al movimento a livello 3, quasi 4 praticamente, il vasino quasi completato. Dobbiamo lavorare sul pensiero, ragazzi, la comunicazione, che è quella per assurdo con cui sta più indietro, e dico per assurdo perché è quella che io sviluppo di solito più facilmente. Vai a pulire. Ecco, brava, se sì, amichevole con sai. E quindi sì, fatemi sapere cosa ne pensate un po' in generale della situazione di Tiana con Nathaniel, del fatto che comunque Ilaria sta pensando di trasferirsi, del fatto che anche sai voglia trasferirsi altrove. Vedete, arrivano queste bollette, quindi da una parte, per una volta, Anastasia è stata generosa, nel senso ha detto mia sorella non ce la farebbe da sola a mandare avanti tutto.
E sai, invece penso, vabbè, ma adesso c'è Nathaniel, no? L'aiuterà lui. Insomma, vabbè, cosa ne pensate anche del fatto che entrambe le sorelle, sia Anastasia che Genoveffa, desiderino avere altri figli? Cioè, o meglio, Anastasia no, ma sai, sì. Quindi, ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace, chi è? Natalia ha ricevuto l'invito a fare un brindisi al matrimonio del suo migliore amico, ma non stavi lavorando. Finalmente un pubblico che deve ascoltarlo. Deve andare sul sicuro e non accennare agli scheletri nell'armadio del suo amico, oppure spiattellare tutto sperando di ottenere delle risate. Ma lui, guardate, lui lo canzona proprio conoscendolo. Aumento di rendimento piccolo, perché conoscendolo sì. Dicevo, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, lasciate un commento. Nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber. Quindi mi raccomando, andate, iscrivetevi e campanellina attiva, ragazzi. Questo proprio come un'Ave Maria praticamente ormai. Tu tesoro, butta il cibo avariato. E fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi auguro intanto una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, ormai lo sapete bene, su Zulzimmers. E non.